Dopo aver allentato il manettino, lo andiamo a spingere in avanti e lo andiamo a sfilare. Eccolo qui. Per dare cavo, in modo che adesso allentiamo qui con una 4 e lo sfiliamo. Ecco qua. Eccolo qui. Ole. Ora con una esagonale da 2 andiamo a allentare il grano che c'è qui. Eccolo qui. Occhio a non perdere il grano e lo andiamo a sfilare. Ovviamente, avendo smontato il telescopico, ora bisognerà mettere un cavo nuovo, quindi andiamo a tagliare il vecchio. Eccolo qua. Mi raccomando ragazzi, non perdete i tappini. E andiamo a sfilare il cavo vecchio. Ora lo togliamo. Adesso andiamo a togliere il filo vecchio e andiamo a mettere quello nuovo. Ok, ora andiamo a rinfilare il cavo nuovo. Ok. Lo mandiamo a battuta, ci assicuriamo che siamo andati a battuta, gli diamo un po' di gioco. Ok, e lo andiamo a reinserire. Ok, e andiamo a rimettere il tappino di battuta. Prendiamo il nostro grano, lo posizioniamo nella posizione corretta e lo mandiamo a battuta. Con una 3 teniamo bloccato il grano dal lato destro e con la numero 2 andiamo a stringere il granetto più piccolo. Andiamo a tagliare l'eccedenza con un bel taglio secco. Tac. Io cosa faccio? Per evitare che magari non sia stretto bene, che possa sfilarsi, vado a girare il cavo e lo vado a bloccare con un po' di nastro. Ora prendiamo un po' del nostro grasso al teflon e andiamo ad ingrassare un pochettino il corpo del tessuto, in modo che non avvengano ancora estranei nel taglio. Dopodiché che facciamo? Tiriamo da sotto e lo andiamo a posizionare all'altezza che ci serviva. A me più o meno era questa. Andiamo a stringere il collarino. Allora, una volta sistemato, che abbiamo preso anche la misura della nostra sella, non facciamo altro che ritirare il nostro manettino. Eccolo qua. Ok, riportandolo a battuta. Ok. E lo andiamo a rimontare. Spero che questo video vi sia stato di aiuto. Per qualsiasi cosa scrivetemela sotto i commenti e spingete il pulsantino per l'iscrizione se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!